delle fondatrici e presidente della AMI Onlus, un'associazione di volontariato, sono andata troppo veloce, è un'associazione di volontariato che ha la particolarità di essere formata da malati, malati che aiutano gli altri malati. E quindi un'associazione di malati per i malati, noi purtroppo abbiamo solo tre volontari sani che teniamo preziosissimi, ma la parola magica per noi è insieme, ovvero insieme tra pazienti, insieme con i medici, insieme con i familiari, per andare avanti. Sono 20 anni che portiamo avanti il nostro impegno, un impegno che ci ha gratificato moltissimo, perché ha fatto sì che da quel piccolo lumicino che ho acceso 20 anni fa, oggi la nostra associazione assiste a circa 1500 malati in tutta Italia, e quello che fa è di tenere al centro dell'associazione la persona, ovvero non la malattia, ma la persona malata, tenendo conto del contesto sociale, quello lavorativo, la famiglia, gli amici, medici, specialisti, eccetera, e abbraccia tutto questo dando protezione, dando sostegno, dando informazione e dando tutela. Vedremo dopo come. Questa è un'immagine dell'ultimo convegno che abbiamo svolto. Noi ogni anno svolgiamo uno o due convegni completamente gratuiti per i malati, i familiari, ma anche per i medici. Quest'anno avevamo farmacisti, audioprotesisti, audiometristi, e ho voluto mettere questa immagine perché è molto significativa di quanto dirò successivamente, ovvero questa è solo una parte dei partecipanti, perché gli altri non hanno voluto essere fotografati per paura di ripercussioni, facendosi vedere in un contesto associativo e quindi come portatori di malattia, essendo appunto una malattia che non ha alcuna tutela, la paura diventa un elemento importante. Quello che noi facciamo è anche quello di cercare di portare verso l'esterno informazione, e quindi scriviamo articoli. Questa Advanced Therapy ha dedicato la copertina alla nostra associazione, all'interno un mio articolo con il vissuto del malato di Meniere. Il nostro vicepresidente Mauro Tronti ha scritto un altro articolo sulla CCSVI, e ovviamente sono articoli scritti da pazienti, per la lettura dei pazienti, ma possono essere forse anche di qualche aiuto per i medici. È stata fatta questa revisione con il paradigma della medicina centrata sulla persona, pubblicato da audiologi e neurotologi, dove tra gli autori hanno voluto il rappresentante dell'associazione. E poi questo libro che è un nostro importante punto di riferimento, perché raccoglie l'esperienza di circa 50 malati che raccontano il loro vissuto di malattia, e il dottor Pizza, presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, dopo averlo letto ha dichiarato che dovrebbe essere un libro obbligatorio per chi si occupa di vestibologia. Insieme cosa facciamo? Insieme parliamo di dieta, di acufeni, di sale, acqua, lavoro, paura di viaggiare. Abbiamo fatto dei decaloghi sul viaggiatore menierico, proprio per stimolare le persone comunque a uscire dalla paura che la malattia porta e che diventa un elemento peggiorativo della malattia stessa, creando uno stato di stress talmente elevato dove la paura diventa il sintomo dominante, non fa altro che peggiorare i sintomi della Meniere, e la paura diventa un'ombra che accompagna ogni quotidianità, la paura di prendere il treno, di prendere l'aereo, di andare a fare la spesa. Poi le diete estreme, non mangiare sale, non mangiare cioccolato, non niente caffè, 5 litri d'acqua, 3 litri d'acqua, non bevo acqua. Quindi insieme si parla, non si danno consigli medici, ma eventualmente si stimolano i malati ad andare in centri dove la maniera è conosciuta e quindi viene curata, ma soprattutto in centri dove si prende cura del paziente e non della malattia, perché questo è fondamentale. E quindi tutta la nostra esperienza di malati.
un'esperienza che noi mettiamo a disposizione dei medici. Mi spiace molto vedere che oggi c'è così poca partecipazione, ma il solco, la divisione che c'è tra medici e associazioni rappresentanti di malati deve essere superata se l'obiettivo è veramente quello di prendersi cura del paziente. Perché c'è un aspetto che io desidero ricordare sempre, ed è quello che il malato non sceglie di essere malato, ma il medico sceglie di essere medico, e quindi si assume una responsabilità importante. Arriviamo al titolo della relazione. Questo è un articolo già di qualche anno fa del Corriere della Sera, dove dice: nessuna protezione sociale per chi soffre di malattia di Meniere. Non è cambiato quasi nulla, dirò poi cos'è quel quasi. Allora, sul concetto di salute e sul diritto alla salute, noi non possiamo non tenere ben presente l'articolo 32, il comma 1, che dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Ora, in questo quadrilatero, dove al centro mettiamo la salute e la malattia, possiamo vedere che ai poli abbiamo la persona, abbiamo il sistema sociale, la natura esterna, la natura interna. Dall'interconnessione di questi poli possiamo arrivare al concetto di sociologia della salute, non sociologia della medicina, perché noi dobbiamo pensare che i determinanti di salute arrivano da più parti, innanzitutto il genere, poi la condizione sociale, la famiglia, il lavoro, l'ambiente, sono tante le interconnessioni tra gli elementi esterni che poi vanno verso la persona. Persona che non sempre ha la capacità di reagire. Sappiamo che sul concetto di salute ci sono diseguaglianze che si sono portate avanti negli anni e negli anni, ma sappiamo anche che questi ultimi anni di crisi hanno portato un aggravante delle diseguaglianze. Se io oggi, malata di Meniere, lavoro in un'azienda che è a rischio, è in crisi economica e quindi decide di ridurre il personale, è molto probabile che io, malata di Meniere, sia una delle prime persone che viene messa a casa. Perché? Perché ho fatto assente, perché ho una malattia che non si vede e quindi non sempre vengo creduta quando dico che sto molto male. Non ho nessuno che mi tutela, è una malattia non riconosciuta e quindi le istituzioni non mi tutelano. E quindi noi abbiamo visto all'interno dell'associazione persone perdere lavoro a raffica, contratti non rinnovati, persone che hanno avuto crisi sul posto di lavoro e quindi vengono accusati di essere tossicodipendenti, alcolisti, eccetera, e quindi a casa. E quindi se io non ho lavoro, non ho soldi, sono in difficoltà. Poi c'è un altro aspetto: se io chiedo alle istituzioni di tutelarmi in un qualche modo e mi abbasso, perché è una cosa molto umiliante, mi abbasso a chiedere l'invalidità per i sintomi della malattia, non della malattia, quindi non mi viene riconosciuta la dignità del mio stato, ebbene sì, forse mi riconoscono una percentuale abbastanza bassa, ma poi mi sospendono e ritirano la patente e quindi ho un'altra difficoltà. Se ho bisogno della protesi acustica e il sistema sanitario riconosce un contributo di 600 euro nel caso in cui venga riconosciuta un'invalidità per ipoacusia, però sappiamo che concede solo o protesi analogico o 600 euro di contributo, ma io ad esempio indosso una protesi da 4.000 euro, se sono bilaterale ce ne pongono 8.000, 9.000, oggi molti non possono permetterselo. E allora cosa accade? Che questa diseguaglianza di salute, perché parliamo di diseguaglianza,
In una malattia complessa come la Meniere non fa altro che aggravare un quadro, perché non ho accesso a quello che potrebbe tutelarmi, non vengo riconosciuta. Ed allora l'immagine di prima, quando al congresso oltre la metà dei malati non ha voluto essere fotografata, perché aveva paura che inserendo in rete le fotografie potessero essere riconosciuti, perché molti di noi sul posto di lavoro nascondono di essere malati di Meniere. Molti di noi, davanti a una crisi, prendono un giorno di ferie, non di malattia, perché hanno paura. Questo il senatore Romani, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, ha detto una frase molto bella l'anno scorso aprendo il nostro congresso, ed è stato: siete malati invisibili per gli altri, ma che voi stessi vi rendete invisibili per paura dell'assenza di tutele. Una tutela che è folle pensare che oggi ancora non esista, perché se tre dei nostri sintomi, ovvero ipoacusia, vertigini e fullness, sono riconosciuti singolarmente come invalidanti, io che ho tutti e tre i sintomi non sono riconosciuta come patologia invalidante, è qualcosa che grida vendetta, e la nostra associazione si sta adoperando su questo. Dal 2015 giace in Regione Emilia-Romagna questo ordine del giorno approvato all'unanimità del Consiglio Comunale di Bologna, che invita la Regione a prendere posizioni su questa grave mancanza di tutela dei diritti dei malati di Meniere. Il senatore Maurizio Romani, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, lo scorso anno in aprile ha presentato il primo disegno di legge per il riconoscimento della malattia di Meniere quale patologia cronica invalidante. E stavolta è proprio andata male, perché eravamo a un attimo. In settembre è cominciata la discussione in commissione, la legge aveva già superato il vaglio dei legali del Parlamento, era pronta la convocazione in commissione per me, per essere audita, per essere auditi alcuni medici che noi avevamo segnalato del nostro riferimento, ed è cessata la legislazione. E quindi tutto è andato a monte. Non tutto è perduto, abbiamo appena costituito una commissione per le politiche sociali che presiede il senatore Romani, anche se non è stato rieletto, e il suo impegno, non appena verrà creato questo governo, speriamo quanto prima, e verranno istituite le commissioni, di ripresentare questo disegno di legge, perché appunto è perfetto, riconosce perfettamente il nostro status. Questo è un comunicato stampa che abbiamo fatto quando è stato depositato il disegno di legge, che per la prima volta è stato ripreso dalla Croncero. Finalmente un disegno di legge per definire cronica e invalidante la malattia di Meniere. L'ANSA quest'anno ha ripreso il nostro comunicato stampa, e quindi gli organi di stampa, di comunicazione, ma anche gli ordini dei medici. Quest'anno il nostro convegno è stato ripreso da una ventina di ordini di medici in Italia. Comincia a muoversi. Però c'è un altro però, ed è il servizio sanitario. L'università non forma i medici sulla vestibologia, e quindi i pochi, purtroppo, centri specializzati non hanno quell'affluenza, cioè hanno sì tanta affluenza, ma purtroppo non possono gestire tutte le richieste, e quindi abbiamo malati che vagano da una regione all'altra con un dispendio di energie incredibile, fatica fisica, fatica mentale e dispendio economico che oggi incide molto. Ma poi cosa accade? Che ci si rivolge ad altri specialisti per altre problematiche o al medico di base. E qui c'è un altro scoglio. Quelle frasi che io ho riportato in questa diapositiva non sono inventate, sono slide che sono vita vissuta dei malati. Lei ha una malattia altamente invalidante, un medico di base questo, deve sdraiarsi sul divano pensando di avere tutte e due le gambe rotte, prima o poi le passerà, e mi raccomando, non si faccia venire la depressione. Oppure, ginecologo ha una donna malata di Meniere in travaglio e ha una crisi di vertigine, la smetta di fare con tutta quest'ansia. In realtà ha usato termini molto più crudi che per risparmio. Un medico di base, la malattia di Meniere non esiste, è un'invenzione degli otorini per fare soldi. Altro medico di base: signora, non dia retta a queste cose, la Meniere non esiste, se vuole consiglio un bravo psicologo.
ultimo proprio di questa settimana, lei vive in un paese di mare, non vada più al lavoro, vada a passeggiare, mangi in maniera regolare, faccia una vita tranquilla. Certo, tutti possono smettere di lavorare. Questo invece l'ho vissuta io. Quando vuole che le venga una crisi, punti la sveglia così non si dimentica. Medico di base, leggendo una diagnosi, cerchi di avere una vita sessuale più intensa. Anche qui ho usato un termine molto elegante, ovviamente rivolto più volte a più donne, e va in crociera, passa tutto. Sempre medico di base, una malata di maniera bilaterale, con una sordità importante bilaterale e ancora crisi importanti, le ha detto: quando non hai crisi stai bene, quindi di cosa ti lamenti? Ovvero, essere sordi non è importante, perché di sordi di solito si vive. E allora torniamo al concetto di prima, al quadrilatero che ho mostrato. Questo quadrilatero per noi non funziona, perché noi non abbiamo nulla di tutto questo. Non abbiamo tutele, abbiamo input esterni che non fanno altro che aggravare il quadro, a meno che non si abbia la fortuna di essere affidati a un medico che si occupa effettivamente, con serietà e con dedizione, alla malattia di Menière. Perché per prendersi cura dei malati di Menière non basta la competenza, occorre avere amore per il malato, perché occorre prendersi cura della persona, non della patologia. Questa è una cosa molto importante. Compito della nostra associazione è anche questo, ovvero non solo condividere le problematiche della quotidianità, che è tantissimo, ma indirizzare i malati verso centri specializzati. Di recente, ma è una cosa che periodicamente io, da vecchia Menieri, con la Menieri da 35 anni ormai ho un'esperienza notevole, si pubblicizza una terapia farmacologica o chirurgica risolutiva. Di solito sono terapie risolutive private a pagamento, a suon di migliaia di euro. Ecco, compito della nostra associazione è tutelare anche il malato. E quindi, visto che noi non siamo medici e non possiamo dare consigli medici, ciò che facciamo è quello di consigliare al paziente, al malato, di rivolgersi a un altro medico per avere un secondo parere prima di arrivare a spendere soldi, energie e poi magari essere delusi. Perché vivere una grande delusione quando si è già malati, si fa molta fatica a gestire la quotidianità, diventa veramente molto difficile. E questo è un qualcosa che purtroppo viviamo in Italia, ma io sono in contatto anche con l'associazione inglese, per esempio, malati di Menière, loro stessi lo vivono. Addirittura noi in Italia siamo un'eccellenza della malattia di Menière. Posso dire ad esempio che 7-8 anni fa a Londra non sapevano cos'era la gentamicina, non veniva praticata. Abbiamo mandato noi qualche input in questo senso. E allora, noi andiamo avanti nel nostro impegno, a volte siamo un po' dondolanti, un po' sordi, a volte ci scoraggiamo, ma poi ci entusiasmiamo. Perché oggi abbiamo qui un familiare di un malato, capita raramente, ed è una cosa che mi dà una grandissima gioia, perché in quella parolina insieme c'è molta forza, c'è molta energia, c'è condivisione. E quindi insieme che dobbiamo andare avanti. Noi viviamo delle quote di iscrizione, di qualche piccola donazione e del 5 per 1000. Prossimo anno probabilmente diventeremo fondazione, e questo vi posso assicurare a prezzo di grandissimo sacrificio, perché di nessuno di noi è stipendiato, riceviamo a malapena il rimborso spese, e non sempre, dipende un pochino se ce la facciamo o meno, però andiamo avanti, perché da quel lumicino piccolo che abbiamo acceso 20 anni fa con 5 malati, oggi assistere 1500 per noi è motivo di grande orgoglio, e la consapevolezza di fare del bene e anche la consapevolezza di ricevere del bene, e questo per noi è molto importante. Perché è vero che una persona disabile è in sedia a rotelle, ma ci sono anche tante disabilità che non si vedono e che sono purtroppo ugualmente molto gravi. Grazie.